Ciao, sono Asmara Bassetti e oggi siamo qui a San Lucido per raccontare le bellezze del territorio in compagnia di Deborah Calomino dell'associazione Onda d'Urto, da sempre impegnata sulla valorizzazione del territorio e sul turismo, non solo a San Lucido ma anche in altri ambiti. Siamo qui nel cuore del centro storico di San Lucido che ha mantenuto la sua bellezza storica naturale. Lo vediamo qui lastricato di pietra lavica e di ciottoli che hanno mantenuto la vera bellezza, la vera essenza del centro storico sanlucidano. E c'è una curiosità su San Lucido: come mai questo nome un po' particolare? Ci sono diverse teorie sul nome di questo piccolo paese. Allora, una delle teorie è che sul monastero di Monte Persano, che è a pochi passi da qui, viveva un monaco di nome appunto Lucido, che era molto vicino ai bisognosi e che quindi diventò santo proprio per questo. Un'altra teoria invece, molto più romantica, e deve il suo nome alla posizione su un colle molto luminoso, da qui quindi San Lucido. Siamo qui su Corso Umberto I, l'antica via degli Orafi, è una delle vie più antiche di San Lucido, e ci troviamo nei pressi di via Donna Poppa e via Donna Vienna. Donna Poppa e Donna Vienna sono due donne famose nel nostro paesino, perché sono state due donne che, pur di non cadere nelle mani degli invasori, nella fattispecie dei saraceni, loro hanno preferito togliersi la vita in ricordo di questa ribellione, perché sono state delle vere e proprie ribelli. Sono state dedicate due vie del centro storico a queste due giovani ragazze che hanno deciso di togliersi la vita. Abbiamo alla mia sinistra una maschera moresca. Ce ne sono circa una trentina in tutto il centro storico. Sono state realizzate da un'artista sanlucidana che si chiama Marilla Malito. Lei ha rappresentato questi volti dei mori, dei saraceni che hanno invaso San Lucido. Sono un ricordo di quello che è stato il loro passaggio, che nel bene e nel male hanno influito sul nostro modo di essere e sulla nostra cultura. Vi volevo mostrare un'iniziativa particolare ideata da una delle storiche commercianti di Corso Umberto, Maria De Davide. Ci sono dei piatti in questa via che ci raccontano un po' di aneddoti, di proverbi e di antichi detti popolari che custodiscono un po' la memoria storica del luogo, e ognuno di loro ha un detto popolare che proviene proprio dalla saggezza antica, raccontati da persone molto avanti con l'età che vogliono conservare la memoria storica di questo borgo. Tra i tantissimi detti popolari che sono scritti su questi piatti, quello che un po' mi rappresenta, diciamo, quello che vorrei un po' raccontarvi è questo qui: i guai da Quadara, i sassula cucchiara chirimina. Cosa vuol dire? Che i fatti personali di una persona, i fatti intimi di una persona, li sa soltanto chi li vive. Quindi è un'esortazione a farsi gli affari propri e a non giudicare magari le scelte che fanno gli altri. Ci troviamo nella piazzetta panoramica, considerato dai solucidani anche il salotto della città. Qui alle mie spalle Ugafio, che in dialetto delle nostre parti significa il ballatoio esterno delle case, che rappresenta in questo caso anche, diciamo, l'entrata delle mura esterne. Teoria, diciamo, avvalorata anche dal fatto che esisteva qui sotto la scritta Ugafio una maschera apotropaica che nei tempi antichi era usata per scacciare i demoni dalle città. Ci troviamo all'interno della Chiesa della Pietà. Questa chiesa è l'edificio più antico del paesino ed è molto particolare perché all'interno sono custoditi degli scavi archeologici che si possono ammirare qui alla mia destra. È una zona archeologica tutta questa del Borgo Pietà ed è molto molto interessante dal punto di vista storico. Siamo vicino a Palazzo Zagarese, lo vedete qui alle mie spalle. Questo palazzo molto antico è veramente realizzato con una costruzione particolare, infatti le stanze sono una dentro l'altra. Al momento è di proprietà di privati e non è possibile accedervi, però è una storia molto affascinante perché apparteneva alla famiglia dei Zagarese, i Zagarese della Liquirizia, famosissimi in tutta la provincia di Cosenza, anche in Calabria. Questo palazzo ha un bellissimo giardino
oggi non visitabile purtroppo, e ha comunque tantissime storie. Fino agli anni 70 è stato comunque abitato dai custodi, una famiglia di San Lucido che l'ha tenuto con cura. Oggi purtroppo si può anche vedere che è stato colpito da un fulmine qualche anno fa, che comunque ha un po' rovinato, anzi ha distrutto effettivamente la parte alta. Siamo qui davanti al Castello Ruffo di San Lucido. Il Castello Ruffo risale all'incirca all'anno 1093 ed è molto importante perché ha dato i natali al cardinale Fabrizio Ruffo, leader della rivoluzione sanfedista nella seconda metà del Settecento. Questo castello è andato parzialmente distrutto durante il terremoto del 1905, e alle mie spalle vedete quello che resta di questa rocca difensiva inizialmente, che poi è stato un palazzo nobiliare. Davanti la statua di Cilla, una statua che ha dato un volto dopo tanti anni a una leggenda che veniva tramandata oralmente, della quale ci sono diverse versioni. La versione più accreditata è che Cilla fosse una giovane fanciulla promessa sposa a un ragazzo di San Lucido che si chiamava Tuturo, che faceva il pescatore. Questo ragazzo spesso e volentieri, per lavoro, che faceva effettivamente il pescatore, andava per mare e ogni volta è sempre ritornato dalle sue battute di pesca. Una notte buia e tempestosa, Tuturo non tornò più e Cilla, questa fanciulla, rimase ferma su una pietra per giorni aspettando il ritorno del suo amato. Tuturo non tornò più perché fu inghiottito dalle onde in tempesta. E quindi Cilla morì di stenti su questa pietra, che è a pochi passi qui dalla statua che è stata realizzata nel 2013 dall'artista fuscaldese Salvatore Plastina, un'opera d'arte contemporanea che rappresenta proprio la disperazione nel volto e anche nelle vesti. Si vede proprio questa giovane fanciulla disperata che aspetta invano il ritorno del suo promesso sposo. Ci sono tante altre versioni che raccontano questa vicenda, questa triste vicenda, che in realtà racconta un po' tutto quello che era la situazione delle donne nel passato, perché erano mogli che rimanevano a casa, promesse spose che aspettavano poi invano il ritorno dei loro mariti. Ci troviamo qui in compagnia del signor Franco Petrungaro, che ha realizzato durante gli anni questo bellissimo presepe fatto con terracotta e materiali di riciclo. Da piccolino i miei genitori, una volta non c'erano tutte queste cose, telefonine, cose così, diciamo, ti mandavano a fare a me imparare un mestiere, di cui il mio mestiere da piccolino, da giovanottino, era il sarto, di cui dopo la convezione ha rovinato tutto quanto, l'ho lasciato e ho fatto un altro mestiere. Ecco questo qui. E sono tutte realizzate, tutte da me, fatte a mano, tutti pastori tradizionali, se uno nota sono tutti pastori, uno diverso dall'altro. E dopo vediamo quel tempio. Quel tempio di una volta era il tempio di Erode, di cui dopo la venuta di Gesù Cristo questi tempi sono stati distrutti e sono venute le chiese cristiane, di cui c'è il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Dopo che cosa è venuto in mente? Di spostare, perché la grotta era lì. La grotta me l'ho spostata dall'altra parte, di cui ho fatto questa scena che è molto bella, che i bambini l'hanno apprezzata moltissimo di scuola. La presentazione di Gesù al Tempio. Si tratta del giorno della Candelora, noi diciamo, e 40 giorni del Natale. E dopo cosa fanno? Vediamo l'asinello, la Madonna e San Giuseppe, di cui i bambini facevano questa osservazione, perché c'erano due Madonne. Dopo spiegavo questa scena qui, di cui hanno trovato questo vecchio sacerdote, Simeone si chiamava, di cui la Madonna presentò dopo 40 giorni a Gesù bambino a questo sacerdote. E si tratta, noi diciamo, il giorno della Candelora e diciamo la presentazione di Gesù al Tempio. Ecco questo. Poi vediamo quegli angeli che sono stati ricavati di un stamboretto, di cui è stato segato, ingollato, e dopo c'è quella pallina di sopra,
e la pallina di quella della cigomma che ci mette nei 50 centesimi. C'è la cigomma dentro, di cui sono stato realizzato quell'incensiere. Le catinelle sono di quelle delle borsette di donne che le prendo a metraggio. Poi qui vediamo le palme. Le palme sono fatte con tappe di sughero, uno sopra l'altro, del botte di sughero, e le palme sono fatte di carta di cemento. Di carta di cemento. E dopo sono tutte queste motorine che si muovono, sono tutte roba di riciclaggio. Se uno butta una stufa non ho vergogna di andare nella spazzatura a prelevare questa stufa e fare questi tipi di lavoro. Che dopo uno, come si dice, il motorino lo giostra come vuole, ecco, per fare questi tipi di lavoro. Sono tutte roba di riciclaggio. Ho avuto un successo quest'anno nel periodo natalizio di Pullman, ho avuto 90 bambini di scuola, di Vibbo. Dopo di Spezzano Albanese, di Fuscaldo, tutte le scuole di San Lucido, e hanno apprezzato moltissimo. I bambini facevano tante domande, come si cominciano, così non ci sono problemi, che adesso li facciamo vedere come si realizzano. A volte il giornale bene 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 si stringe, e col filo d'inginetto di quelle che usano le donne, quelle che ci fanno i lavoretti, si lega e si stringe. E si stringe. Dopo che cosa fa? Si ci mette questa stop, questa canapa che usano i fondanieri di sopra. Si lega, stringe bene 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 e si realizza questo manichino. Si ci mettono le manine così. Ecco qua. E dopo si mette questo, come si dice, stupiede di fatto sempre di terracotta sono. E dopo questi sono i vestiti che io realizzo. Questa è una gonnellina, poi ci sono altri pezzi di camicie, cose. Ecco, che si realizza e si mette così. E dopo si mette questa testina che è di terracotta in questa maniera. Siamo giunti alla fine della puntata in cui oggi abbiamo raccontato San Lucido. Speriamo che i nostri racconti vi siano piaciuti. Ciao da Asmara. Ciao da Deborah.